siamo alla Fiera Cavalli di Verona, 120ª edizione, 160 paesi ospitati, ed è davvero una kermesse importante per sport, ambiente e gli amanti del cavallo. Nello stand WISP a Fiera Cavalli 2018. Insieme a noi Fabrizio Forzoni, responsabile attività equestri WISP. Allora Fabrizio, partiamo dalla novità di quest'anno che WISP ed Ecopneus hanno portato a Fiera Cavalli, questo campo in PFU. Di che cosa si tratta? La novità di quest'anno è l'avanzo della sperimentazione già avviata qualche anno fa. La novità è che abbiamo nella sperimentazione abbiamo messo sempre, come si può vedere qua dal prototipo, dal plastico, c'è il fondo con drenaggio, piastra sopra. La novità è che invece che solo polverino triturato di PFU, abbiamo messo un tappetino in erba sintetica, sopra il tappetino mettiamo i granuli di PFU in modo che entrino e il cavallo abbia in termine tecnico più grip, non ha difficoltà a stare e a lavorare su questo fondo. Ecco, noi l'abbiamo presentata come una novità, in realtà la sperimentazione è partita da un anno. Esatto. A che punto siamo? La sperimentazione è proprio qua, in questa 120ª edizione di Fiera Cavalli, sarà presentata i risultati della ricerca che abbiamo fatto insieme all'Università di Perugia con la facoltà di veterinaria, con il professor Marco Pepe, utilizzando un'apparecchiatura speciale, Air Locator, proveniente dall'America, per vedere quello che è lo sforzo del cavallo osseo articolare su questo fondo. Qui in fiera verremo a presentare quelli che sono i risultati della ricerca, quindi direi che la ricerca è in fase per l'avvio della conclusione. Che cosa succederà in questa stagione per quanto riguarda la diffusione, il consolidamento di questa tecnologia? Beh, sono molto tante le cose che succederanno quest'anno, a partire dalle nostre attività che andremo a svolgere come struttura di attività equestri WISP per la promozione appunto delle attività su questo fondo. Ci saranno dei campionati appunto nei campi, nel campo di Orvieto, campionati nazionali di volteggio, di lavoro in piano, di monta western, horsemanship e ranch riding, e in più quello che noi vorremmo fare e avviare è proprio anche la sperimentazione della disciplina del salto ostacoli, e proprio qua in occasione di Fiera Cavalli avremo un ospite di eccezione quest'anno a testare il nostro campo al padiglione 2 con il campione dell'arma dei carabinieri Filippo Bologni. Ecco Fabrizio, abbiamo visto poco fa una simulazione in 3D. Ecco, com'è nata l'idea, a che cosa serve, perché sembra proprio di entrare, sembra un film tratto da un racconto di Verne, di entrare all'interno dei granuli. Infatti hai detto bene, l'idea è nata quella di poter mettere a disposizione, di entrare dentro i granuli e vedere come è composto questa cosa. È nata proprio l'idea dello spazio, infatti come hai potuto vedere dal visore tridimensionale, sembra di entrare, fare un viaggio in navicella e con questa navicella entrare proprio dentro quelle che sono tutte le membrane della gomma, del granulo, per rendersi conto di quello che stiamo trattando, che è un prodotto naturale, riqualificato e innovativo. Siamo nello stand WISP e attraverso questo visore tridimensionale è possibile fare un viaggio all'interno di un campo da lavoro in PFU. The Boss, il suo branco ci ha regalato un bello spettacolo, una bella esibizione di... Ingegner Giovanni Corbetta, direttore Ecopneus. Dal punto di vista dell'economia circolare, ingegnere, quanto è importante questa operazione che WISP ed Ecopneus stanno portando avanti ormai da alcuni anni, e proviamo anche a fare un bilancio. Noi stiamo aprendo tutte le possibili applicazioni del granulo e del polverino che derivano dal riciclo del pneumatico.
e questa applicazione ci è estremamente importante per la nostra attività, perché ci apre la strada al mondo non solo del cavallo, che è molto importante, ma anche più in generale a quella dell'allevamento del bestiame, perché sta risultando che la gomma è un ottimo materiale per far riposare, muovere, camminare, passeggiare e anche attività sportiva agli animali, alcuni più sul fronte sportivo come i cavalli, altri sarà più sul fronte dell'allevamento come può essere una mucca, un vitello, un suino. Quindi noi abbiamo dei riscontri estremamente positivi che ci devono permettere di raggiungere il riciclo totale. Oggi non siamo ancora in grado di riciclare completamente le 1100 tonnellate che raccogliamo su tutto il territorio nazionale e una parte va ancora al recupero energetico. Ma noi contiamo e vogliamo ridurre sempre più la quota di recupero energetico per avere sempre più riutilizzo dei materiali così pregiati come si dimostrano essere, proprio con applicazioni che ritornano tra l'altro un beneficio al cittadino. Quindi inseguiamo correttamente la scala, diciamo, di trattamento del rifiuto, ma nello stesso tempo riportiamo al cittadino un beneficio che può essere un campo di calcio, può essere una strada meglio pavimentata, può essere un isolamento acustico di un locale o un campo dove il cavallo corre e salta. Quindi tanta storia, tanta vita insieme tra Christian e l'F Nazar. Siamo sul campo in gomma riciclata inaugurato da Ecopneus e Wisp. Insieme a noi il professor Francesco Porciello dell'Università di Perugia, facoltà di veterinaria. Professore, il giudizio dal punto di vista scientifico. Buongiorno a tutti. Innanzitutto il giudizio deriva da prove che abbiamo fatto finora in maniera sempre un po' empirica e poi abbiamo trasformato la ricerca in qualcosa di più sostanziale. Attualmente abbiamo anche acquisito con il contributo sostanziale di Wisp ed Ecopneus un'apparecchiatura nuova, si chiama Locator, che ci permette di valutare l'andatura del cavallo nel dettaglio in maniera computerizzata, per cui abbiamo potuto e stiamo raccogliendo dati e informazioni oggettive e non trasferite attraverso la soggettività dell'osservatore. Sulla base di queste sicuramente stiamo producendo dati per pubblicazione scientifica sull'argomento per dimostrare la atraumaticità e la validità di questo tipo di pavimentazione. Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto finora sul respiratorio, invece devo dire che abbiamo sia potuto constatare al momento la differenza sostanziale che c'è nel coinvolgimento delle vie respiratorie di cavalli che sono abituati a lavorare su pavimentazione tradizionale e cavalli che lavorano su questo tipo di pavimentazione in gomma riciclata. Sicuramente c'è un minor danno per le vie respiratorie del cavallo. E in più abbiamo coinvolto la medicina del lavoro umana, che fa analoghe rilevazioni sull'aria respirabile in campi di questo tipo, al chiuso, sia di questo tipo che tradizionali, e dai rilievi da loro fatti risulta chiaramente che le particelle inalabili e quindi pericolose per il lavoratore in condizioni di disagiate, diciamo, nelle quali respira aria contaminata da polveri, sono sicuramente risolte da un campo di questo tipo. I dati di questo tipo di ricerca sono stati raccolti, devono essere incrementati con un'ulteriore ricerca che è programmata per il 2019. Una volta che avremo tutto il quadro della situazione si potrà pubblicare dal punto di vista scientifico qualcosa di importante.
Grazie, grazie professore. Prego. Da parte del padre, ed è una linea di sangue rossa, placata su da parte di madre. Questa puledra di 7 mesi ha un buon temperamento, un appunto un po' dei suoi tantissimi trofei che ha vinto con i suoi cavalli. Lo conosciamo da diversi anni, era proprio un ragazzino quando iniziò con le sue prime. Giorgio Pisano, Ecopneus. Allora, Giorgio, a un anno di distanza, eravamo qua un anno fa con la sperimentazione del campo in PFU. Che cosa possiamo dire? Possiamo fare un primo bilancio di tenuta tecnica e anche di efficacia del PFU applicato agli sport e alle attività equestri? Sì, quest'anno presentiamo un'innovazione del campo realizzato lo scorso anno che ci consente anche di sviluppare una nuova disciplina, che è il salto. Avendo introdotto una nuova miscela come intaso prestazionale e avendo introdotto anche l'erba sintetica che tiene più stabile, più fermo la gomma sul campo, quest'anno possiamo completare tutte le discipline appunto introducendo il salto, che è una disciplina importante per questa fiera. Dal punto di vista della salute del cavallo, del cavaliere, anche proprio della tenuta, della prevenzione soprattutto articolare, qual è un primo bilancio? Quest'anno presentiamo una ricerca che è stata fatta nel nostro campo di Grosseto, è un centro ippico gestito da WISP, dove è stata realizzata una ricerca da parte della Clinica Veterinaria di Perugia, ortopedica e polmonare. Domani presentiamo i risultati, ma le risposte sono ottime perché avendo un campo elastico, quindi le articolazioni dei cavalli sono meno traumatizzate e inoltre avendo eliminato la sabbia non ci sono più le polveri che potrebbero creare dei danni polmonari. Grazie, grazie Pisano. Mon ami.